ha stramazzato una. Solo che giustamente. È ovvio che l'impero non abbia mai mandato qui la mia unità. La situazione è ben diversa. Sono intolleranti, come dice Isabel. Madonna, era qua, mi fanno il culo, mi fanno. Ma questo quindi non mi vende niente, no? Ehi, non toccare niente. Ah, eppure ce l'hai le cose da. Grazie tante, eh. Ce le hai le cose da me le vendi allora. Aspetta, ma qui non ci sono forzieri, non c'è nulla. Mi sembra strano. Un villaggino così carino. Dai, su, non deludetemi. Tocca a me. Fammi provare. Vedi, quelli giocano con i cristalli. Non mi aspettavo di vedere altri. Dai, non deludetemi. Sì. Sì. Quando si dice conoscere i propri polli. Vedi, qui hanno i cristalli, non hanno i marchiati. Utilizzano i cristalli, giustamente. Sei Bertrand. Mi manda la dama. Come al solito. Ho sue notizie soltanto quando vuole qualcosa. Beh, sentiamo. Che c'è? Una sua cortigiana è scomparsa. E io devo trovarla. Un soldato che forse ha delle informazioni dovrebbe essere venuto qui a incontrare un mercante. Molti mercanti diretti alla capitale si fermano qui per vendere merci. Ma solo uno di loro è stato visto litigare con un soldato. Si trova ancora qui. Il mercante? Oh, sì. Da quel che ho sentito ha tenuto testa al soldato finché quello non si è stancato di urlare. Se intendi cercarlo, sii discreto. Qui la gente lo impiccherebbe un marchiato piuttosto che aiutarlo. Anche se porta la spilla protettiva della dama. Ho capito. Certo, perché loro comunque sono protetti, tra virgolette, dall'impero. Quindi, anche se lui magari è protetto dalla dama, non gliene frega un cazzo a nessuno. Dice, tanto noi qui siamo i protetti dell'impero. Possiamo fare quello che vogliamo lo stesso. Tu chi sei? Un marchiato? Dov'è il tuo padrone? Devo chiamare il conestabile. In realtà vengo da Piana Nord. Per volere della dama. Avrai sentito di lei? Oh, ma certamente, la conosco. Io sono un umile servitore della signora. Madonna, come cambiano subito tono. Che tipo di servigi richiede da me? Dicono che qualche giorno fa tu abbia discusso con un soldato che ha una cicatrice sull'occhio. Sì, sì, esatto. Aveva un pettine che sosteneva essere un cimelio antico. Voleva che glielo scambiassi con uno nuovo. Ma sebbene fosse vecchio, non poteva certo essere un cimelio antico, come gli ho detto più volte. E comunque, lui continuava a insistere nel dire che era un oggetto di grande valore. Protestava contro la mia valutazione. Ebbè sì, era di valore per la ragazza, non per lui. Duro. E nonostante le sue spacconate, ha dovuto comprarsi un pettine nuovo. Anche se ne ha scelto uno da poco. E sai dove si è diretto dopo? Normalmente i miei clienti non sono soliti dirmi dove se ne vanno girando. Ma questo in effetti me l'ha detto. E andava in quelle rovine laggiù, stranamente. Grazie mille. Prego, figurati. Io farei di tutto per la dama, qualsiasi cosa. Ricordati di dirglielo, va bene? Che sono stato disponibile con te. Molto disponibile. Beh, lei è importante perché ha fatto favori, ha creato praticamente un giro. Lei è diventata importante, tant'è che la chiamano dama proprio per questo motivo. Perché sì, fa la cortigiana, diciamo allieta le serate dei soldati, però con questa merce di scambio lei si è fatta tanti... Esatto, lei si è fatta tanti amici. Quindi questa è la sua vera potenza. Il fatto che lei, avendo tante conoscenze, avendo tanti favori da riscattare in giro, praticamente la temono tutti, perché dicono, minchia, quella appena dice una cosa, qua tipo mi ammazzano, mi fanno. Di morte, Thorgal.
Ah, gli ho fatto il counter d'attacco. Attrazione fatale. Achievement. Beh sì, è l'insieme delle due cose. Sì, è il Figa Power con... Ah, oddio. Dannazione. Cadaveri. Un uomo e una donna. E mi sa che è lei la... Sì, sono loro due, mi sa. Beh, i lupi hanno banchettato. Ma il sangue è secco da tempo. E là c'è il pettine. Quindi eccoti qua, Tatien. In tal caso, il cadavere accanto al suo deve essere Yannick. La ragazza che Yannick andava a trovare, lui la chiamava Tatien. Ma quindi stavano tu insieme? Mi hai seguito. E perché dovrei? Per caso pensi che avrei fatto bene a farlo? Comunque no. Però da come l'hanno raccontata stavo sembrava più che lui stalkerasse lei. L'ho trovato. Entrambi abbiamo trovato qualcuno. Ah, lui era un tipo geloso. Vedi? Non sopportava l'idea che la sua donna stesse con altri. Un giorno l'ha vista con un pettine nuovo. Pensava che avesse un altro cavaliere. Ha detto alla guarnigione che l'avrebbe trovato e ucciso. Pensavamo che fossero chiacchiere, ma poi è partito per affari a Moor e non è più tornato. Se intendi questo pettine, era un dono della dama. Se solo Yannick gliel'avesse chiesto, eh? Ora non marcirebbe su una collina. Cioè, lui è praticamente impazzito. Qualcos'altro. Le ha rubato il pettine. E gliene ha comprato un altro. Esatto. Lui voleva sposarla. Sposarla? La dama gli aspettava. Dove sarebbero andati? Certo, non a Piana Nord. E sappiamo che fine fanno i disertori. Di alla dama che mi dispiace molto. Quando verranno a recuperare Yannick, farò portare il corpo di Tatien al velo. Credi sia saggio? Ah, non insabbieremo la cosa. Speriamo solo che la dama non ci ritenga responsabili. A proposito, ho visto che era a Moor poco fa. Chi, la dama? È meglio se lo fai tu. Ah, è venuta fino a qua. Ebbè, probabilmente l'hanno fatto per non farmi tornare indietro al velo. Dirlo a Isabella. Ma praticamente, allora, forse non era esattamente... Ricordare Tatien. Forse, cioè, allora, oddio, da come l'hanno raccontata sembrava effettivamente che lui la stesse stalkerando. Però lei in realtà ci stava con lui. Cioè, vedete, li abbiamo trovati praticamente insieme. Quindi, non lo so a sto punto. Non lo so. Cioè, da come l'hanno raccontata sembra quasi che lui appunto stesse stalkerando lei. Che lui era geloso e possessivo era sicuro, perché appunto ha detto: ah, appena saputo del pettine nuovo è impazzito. Però lei, oddio, sembrava conscia di questa cosa. Non mi aspettavo di vedere altri marchiati. Vabbè, comunque sia, non c'è problema, sono morti e se via. Se un messaggio da recapitare avrei potuto occuparmene io, mia signora. Non ne dubito, ma era una questione personale. Ciao, Marcheroro. Sei ancora tutto intero? Sarai felice di sapere che i tuoi compagni sono arrivati. Ah, perfetto. Hanno detto che ti aspettano nella cappella a est di qui. Grazie, ma non c'era bisogno di venire qui a dirmelo. Stavo giusto venendo da te. L'hai trovata, quindi? Come mi sembra, la trama sembra essere molto ben articolata. Molto ben articolata. Il combat system è divertentissimo. Peccato per le side quest che sono un po' vecchio stile, in realtà. La mia cara Tatien. Avrei preferito un qualcosa di un po' capita più particolare, ma... Che un cliente si innamori perdutamente di una... Capisco che è difficile rendere le side quest interessanti, lontano da casa, perché servono ad allungare il brodo fondamentalmente. Che queste storie abbiano un lieto fine. Però devo dire che
In realtà, a differenza di tante side quest, che fosse tuo. Qui un minimo di lore c'è però. Cioè qui anche le side quest un minimo di storia ce l'hanno. Cioè non sono side quest campate in aria. Hanno avuto la decenza di dare un piccolo substrato nelle side quest. E l'apprezzo molto questa cosa. L'apprezzo sinceramente tanto questa cosa. A quante ore sono? L'avevo letto poco fa. Non ero oddio, quant'ero? Forse 6-9 ore? No. Aspetta, ora lo vediamo subito. Nove ore. Devo andare. Prima che tu vada, ho un ultimo regalo per te. Per ringraziarti. Il velo vanta tra i suoi patroni diversi alti ufficiali che vengono dall'esercito imperiale. Secondo uno di questi gentiluomini chiacchieroni, sembra che le legioni si stiano preparando a marciare verso sud. Otto ha detto la stessa cosa. Ma ti ha anche detto che si tratta di tutte le legioni. Non è una scaramuccia. Sembrerebbe che l'imperatore stia per abbandonare la capitale. Ma questo ovviamente non è possibile, giusto? E invece sì. Certo. Perché l'imperatore, l'obiettivo dell'imperatore è conquistare il sud. Quindi sì, in realtà sì, potrebbe lasciare la capitale, anche se in realtà non gli conviene. Perché non avendo la protezione di Bahamut è un po' difficile la situazione. Allora, noi dobbiamo salire da là praticamente. Ok. No, devo dire che le side quest qui sono un po' banali, nel senso che comunque sono le classiche side quest tipo vai da tizio X, porta l'oggetto X in posto X, posto Y. Cioè, un po' quelle side quest così, un po' banalotte. Solo che qua, come stavo dicendo prima, hanno avuto la decenza di dare anche un minimo di storia nelle side quest. Cioè, ti danno comunque un motivo per fare determinate cose. Cioè, non ti dicono soltanto, vai da tizio e portagli sta cosa, fine. Cioè, qui è come se tu stessi facendo dei favori alla gente che praticamente c'è attorno a te, no? È come una sorta di scambio di favori. E questa cosa la rende meno meccanica. Cioè, la rende più naturale come cosa, no? E quindi l'apprezzo di più. È come se tu facessi dei favori, però a quei tempi, ovviamente epoca medievale, ha un senso. Quindi ora siamo tutti e tre. Cioè il party. No, niente di grave. Come dicevo a Jill, è peggio del previsto. La capitale è piena di soldati. E arrivo io, un disertore che torna a casa. Per questo motivo entreremo dall'ingresso posteriore. Che bella st'immagine. Ecco, questa sarà la copertina della puntata quando farò su YouTube la divisione in puntate. Qui stanno rifornendo i cristalli. Ah no, stanno accendendo le luci con i cristalli. Infatti quello non è un marchiato. La capitale, vedete, tutta bella. Casa del piacere. Oriflamme. C'è dito corto qua, quindi. Ah, siamo noi dentro la casa del piacere. Povera Jill. Rilassatevi. Non c'è posto più sicuro nell'impero di un... Cosa? Bordello. Ah sì? Non sembra molto riservato. Incredibile. C'è una cosa del genere in un Final Fantasy, ragazzi. Dove si è visto mai? Dove si è visto mai una cosa del genere in un Final Fantasy? Allora,
come procediamo? E ancora c'è gente che lo critica. Stasera, dopo il tramonto. Ora il PEGI 18 è assolutamente più che valido. I frammenti. È uno dei punti più sorvegliati di tutta Sunbreak. Ma non il più sorvegliato, il che è un bene. Inoltre, conosco una scorciatoia per il cuore. Scorciatoia. E tu esattamente come sei venuto a sapere di questa crepa nella corazza dell'impero? Diciamo soltanto che potrei aver già tentato qualcosa di simile. E potrei essere fuggito dopo essere stato scoperto da Bahamut, ma non è importante. C'è Jill che passeggia incazzata come un mostro. Se i cristalli madre sono davvero la causa della piaga. Sì. Mi ferisci, Jill. Quello che cerco di dire è... Se i potenti sanno tutto questo, come possono permettere che continui? Se non lo avessi notato, agli abitanti di questo regno e ai loro capi bigotti interessa soltanto una cosa, se stessi. E faranno di tutto per mantenere tale potere. Noi altri siamo soltanto un mezzo. E questo è vero. Appena alzi la voce contro di loro, diventi un fuorilegge, messo in catene e fatto marcire in cella. Un fuorilegge. Chi controlla i cristalli controlla il regno. Ma noi possiamo usare la magia senza di essi. I nostri sovrani ci vedono come strumenti molto utili e molto pericolosi. Ma cosa gli fa pensare di avere il diritto di usarci così? Di lasciarci morire una volta esausti? Un nobile piange per una tunica strappata? Una tazza rotta? Loro non si curano delle nostre sorti. No, questa battaglia non si vince con le parole. Credetemi, ci ho provato. Loro non capiscono. Il mondo non è pronto per ascoltare. Quindi basta parlare. Se non ci ascoltano, decideremo il nostro destino in altro modo. Non puoi biasimare chi vuole porre fine a tutto questo, vero? Io no. Ma le persone a cui vuoi togliere il benessere, ti sta bene che ti diano del fuorilegge? Sid il fuorilegge. Sì, mi si addice. Potresti almeno fingere di prenderla seriamente. Abbi un po' di fede, Jill. Anche se non concordi con i rifugi che scelgo. Affinché le mie gesta vengano ricordate, vestirò i panni del cattivo. Ma prima c'è una porta da sfondare. Una volta dentro non si torna indietro. Quindi meglio prepararsi. Il mondo non si salverà da solo. Vabbè, Jill è bellissima a prescindere, eh? Cioè, partiamo da questo presupposto. Jill è waifu sotto 200 punti di vista. Ma al tempo stesso imbarazzata e incazzata è la donna definitiva. Poi ha i capelli bianchi, cioè, vorrei dire. Allora, io invece farei un piccolo salto al rifugio, un secondo, giusto per aggiornare il tizio, per vedere se c'è qualche cosa che è stata aggiunta alla lore di gioco, così, per scrupolo personale. Allora, side quest non dovrebbero essercene. Dici di darci una mano? Giusto? Ti interessa qualcosa? No. Ciao, allora. Ok, quindi va bene così. Allora, riportiamo. Comunque la cutscene dove c'è la tizia che ha orgasmo è bellissima, 10 su 10. Top scena. Minchia, quante poche informazioni. C'è Moore che è stata aggiornata. Vabbè, ma Moore non è che mi interessi più di tanto. Vabbè. Amico mio, no, tutto a posto. Quindi possiamo andare in capitale adesso. A testa di drago. Hai raggiunto un momento cruciale della storia. Se prosegui non potrai tornare indietro. Vuoi procedere comunque? Sì. Ok, questo è il classico messaggio. Perché qui ci sarà l'evento importante e al tempo stesso per fare le side quest. Quindi se non le avete fatte, fatele. Ci sono molti uomini. È una fortuna che le guardie non facciano il loro dovere con la tua stessa serietà.
Questo fa ben sperare. Almeno stavolta. Forse non è un piano così terribile. Cosa vorresti dire con questo? Solo che la tua scorciatoia segreta non era poi tanto segreta. È parte del divertimento. I piani perfetti sono sopravvalutati. Meglio un piano che tenga sulle spine per non rilassarsi troppo. Con te ha funzionato. Clive, amico mio, le piccole sfide della vita offrono un'opportunità per crescere e cambiare. Devi cogliere questi attimi e lasciare che colmino il tuo cuore con un profondo appagamento. Sfuggire a malapena alla morte per mano dei nemici non mi appaga particolarmente. Qualcosa non va? No, niente. Mi chiedevo solo se voi due aveste finito. D'accordo, raggiungeremo il cuore del cristallo madre. Lo distruggeremo e l'intero cristallo cadrà a pezzi. E se il passaggio fosse sorvegliato? Allora coglieremo l'attimo e lo sfrutteremo per crescere e cambiare. Cioè, vogliono veramente distruggere il cristallo madre? Cioè, se gli distruggono il cristallo madre all'impero, sono fottuti. Loro sono completamente fottuti se gli distruggono il cristallo. Vieni, di qua. Sono completamente fottuti. Ovviamente. Perché non avranno più il potere del cristallo madre, la benedizione del cristallo madre. Il passaggio è sgombro. È vero che hanno Bahamut. Ma quindi, oddio, mi scontro con Bahamut? Non mi dire che mi scontro con Bahamut, impazzisco. Allora, non lo so in realtà se effettivamente posso scontrarmi con Bahamut, perché è vero che loro lo possono richiamare. Che poi, allora, c'è da dire che comunque loro sono tre dominanti. Cioè, va bene Clive che non riesce a controllare Ifrit, perché ancora non lo riesce a manifestare al 100%, però Shiva lo manifesta. Non è vuota. Sid ha il problema che purtroppo è mezzo maledetto, perché ha praticamente parte del braccio pietrificato, parte della gamba pietrificata pure, quindi non può tenere a lungo la trasformazione di Ramu, e poi sta male, tossisce sangue ogni volta che si trasforma, quindi diciamo che sono un dominante e mezzo, mettiamola così. Ma già un dominante e mezzo per distruggere tutti questi uomini penso che sia più che sufficiente. Ma questi li dobbiamo sconfiggere, no? Giuro che questo passaggio era segreto. Giuro che questo passaggio era segreto. Piani perfetti, Clyde. Piani perfetti. Sta giù! Addio! Ma quindi in parte siamo tutti e tre, guarda che figata! Cioè, c'è sia Sid che Jill. Madonna, siamo il team OP per eccellenza. Cioè, incredibilmente forti. Ah, no, vero, qua devo fare... Non ha mai avuto speranze. Beh, prego. La galleria. Così sembrerebbe. Ci sono sentinelle ovunque. Ci sono soldati, è pieno. Madonna, sto immaginando lo scontro con Bahamut. Potrei svenire. A parte che poi Dion è un figo anche lui. Madonna, qua sono tutti fregni. Final Fregnasi, veramente. Cioè, il gioco si chiama Final Fregnasi 16. Qua. Uno brutto non c'è. Non si può mai stare tranquilli. Da qui in poi potremmo avere compagnia. È la Madonna. Capitano, intrusi! Richiamate il capitano! Immediatamente! Fuori! Fuori!
Oh? Ah no. Ah, ok. Credo che questo possa essere il momento di cui parlavo prima. Mi sembrava qualcun altro. Che cosa abbiamo qui? Insetti venuti a farsi schiacciare? Io e il mio mortaio saremo ben lieti di accontentarvi. Effettivamente da un po' che non c'era un boss in giro nella mappa. Che oratore. Chiudiamogli quella bocca. Dai, puoi fare di meglio, su. Ai. Stavolta no. Lo sentite? È nell'aria. Dobbiamo sbrigarci. Ma sta utilizzando i cristalli? Merda. Come fa? Poveraccio. Merita pietà. Lui non l'avrà per te, ormai di lui non resta che odio e furia. Liberiamolo dal tormento. È diventato Akashic. È come se fosse tipo Berserker, tipo. Porco. Madonna. Favore dell'inferno, combustione. Aumento del 12% i danni di combustione. Vabbè, io non lo uso combustione. Si è disgregato. Akashic Onno era sempre un uomo. Affogato nell'etere. Non deve essere una bella morte. Vedi, c'è un nuovo termine, Akashic. Andiamo. Akashic. La trasformazione irreversibile subita da un essere vivente a causa di una sovraesposizione all'etere. Questo processo priva le creature di qualsiasi facoltà intellettiva o percezione di sé e le pervade di energia vitale, conferendo loro una forza e un'aggressività estreme. Anche la flora può essere colpita, provocandone abnormi mutazioni.
Chi tuttavia è provvisto di una certa tolleranza all'etere, come dominanti o portatori, è meno incline alla trasformazione in Akashic. Però non è detto che loro ne sono immuni. Sono meno inclini. Ah, e allora Benedicta quando si è incazzata è diventata Nakashic praticamente. Cioè è diventata Garuda. Però quella forma di Garuda che era estremamente violenta ed estremamente tipo era impazzita, era la sua forma Akashic, mi sa. Fare la guardia qui è come una condanna a morte. Ecco perché era tipo impazzita. Però lei non è stata, cioè vabbè, oddio, vabbè, a contatto con l'etere lei è costantemente, perché qua che qua non c'è niente da raccogliere. Qui c'è il cannone che è rimasto qui. Ah, respirate la benedizione, amici. Essere un dominante ha anche i suoi vantaggi. È perché qui siamo nel cristallo, giustamente. Questo è un flusso di etere. Qui non ci dovrebbe essere, no? I lavoratori stanno rischiando. Beh, effettivamente l'ultima volta. No, e allora non ha senso quello che ho detto. Muoverci. L'etere non ci danneggerà. Perché vedi, qua c'è il flusso di etere che si vede nell'aria l'etere. Visto che c'è tutta questa specie di nebbia, chiamiamola nebbia, che per l'appunto rappresenta l'etere. Eppure aspetta, quando abbiamo affrontato Benedicta c'era dell'etere nell'aria. Io mi ricordo l'etere nell'aria, che lei ha creato praticamente tutte le copie. Dovrei riguardarla quella frazione di gioco, ma se non ricordo male c'era dell'etere. E allora potrebbe avere senso quello che ho detto. Perché infatti lei è impazzita, è diventata tipo una sorta di Berserk. Tipo Garuda però in versione Berserk, proprio perché si era trasformata in Akashic. Solo che noi non lo sapevamo, perché è un termine che abbiamo conosciuto soltanto adesso. Vedi, qua sono già tutti... Niente da fare. Ormai sono diventati mostri. Possiamo solo evitare altra sofferenza. Tu puoi chiamarla Isabel. Le guardie ai cancelli non tenevano fuori la gente. Tenevano dentro gli Akashic. Aspetta, ma di qua... ma mi sa che qua dobbiamo fare il giro al contrario. Sì, qua dobbiamo fare il giro. Mappa qua non ne abbiamo, tra l'altro. Quindi questa sì, è la classica sezione corridoio di trama. Che belli colori, mamma mia. A me sti colori così mi piacciono un casino. Ora crolla il ponte. Sembra vicino. Bene. Oh, hey. Oh. Mi aiutate? Resisti. Minchia, l'ha preso al volo. Su, andiamo. Non sono più scattante come una volta. Lo prenderò per un grazie. Il lato positivo è che non ti perderai. Niente, Sid è fighissimo.
Speriamo che Sid non mi deluda. Ah. Perché per il momento è uno tra i migliori. Siamo proprio nel dentro il cristallo, nel cuore del cristallo siamo. Sento delle voci? Ah sì, ci sono degli altri soldati. Urlo di battaglia. Alcuni avversari usano l'abilità urlo di battaglia per potenziarsi migliorando le proprie prestazioni nel combattimento. Fai attenzione all'icona, ovviamente spada con la freccia in su, e cerca di sconfiggere i nemici prima che questi possano infliggere gravi danni. Questo si è potenziato. Aia. Madonna mia, fulmini, ghiaccio, fuoco, vento, non si è capito un cazzo. Una tempesta di roba. Di qua non si può scendere. Noi dobbiamo andare di qua. Allora, qui c'è un forzieruccio. Perché lì c'era un altro oggetto, allora aspetta. Qui ce n'è un altro. Lì ce n'è un altro ancora. E lì ce n'è un altro ancora. Ok. Ma un forziere questo? No. Qui tra l'altro ci sono, vedi, lavoratori pietrificati. Ah, qua mi sa che abbiamo fatto il giro da dove eravamo prima. Ecco, vedi, infatti qua possiamo aprire il cancello. No, solo che qui si va avanti. Quindi la zona che abbiamo visto prima era sicuramente questa. Infatti, vedi che c'è l'oggetto davanti al cancello. E là invece si va avanti. Ok, so perfettamente dove mi trovo. C'è anche un forziere. Ok. Oh. Andiamo preso al volo, bastardo. T'hanno fatto la sorpresona, t'hanno fatto. Questo c'ha la barra del break addirittura. Aia, porco. Altri nemici in avvicinamento. Stavolta no.
Ok. Se scale si può salire? No. Madonna, non vedo l'ora di avere Titano e fare i perri. Madonna, con i perri mi diverto. Madonna, se mi diverto con i perri. Ci sono forzieri qua dietro? No. Sì, ma sono curioso di vedere chi mi aspetta alla fine del percorso, perché qualcuno che mi aspetta c'è sicuro. Non ci credo che lasciano tutto sguarnito così. Spada di corallo? What the fuck? Oddio, è leggermente più forte. Sebbene terribilmente affilato, il corallo è anche estremamente fragile e per questo veniva utilizzato soltanto nelle armi più primitive. Tuttavia, questa spada di provenienza ignota possiede una notevole durezza e mantiene un filo in grado di competere con quello della lama di Odino. Oddio, però esteticamente è più brutta rispetto a quell'altro. Però hanno sostituito quella porta di legno con qualcosa di meglio. Vai, sfasciala. Andiamo al 3. Dove è finito il 2? Dove è finito il 2? Un'altra volta. Si devono coordinare bene. Visto il tuo impegno. Però vedi, lo stanno piegando, guarda che figata. Madonna mia. Come se potesse tenerci fuori. Cioè, te lo immagini ricevere un calcio così? Cioè, ti spacca praticamente tutto lo sterno e tutte le costole, tutti gli organi interni e via. Cioè, hanno sradicato una porta in metallo con un calcio praticamente. Dopo un paio di tentativi, però. Il cristallo madre è lì avanti. Davvero? Io non vedo niente. Beh, se non l'hanno spostato. Sì, ma è troppo facile, mi sta sembrando, però. Cioè, questi arrivano così e già sono al cristallo madre. C'è qualcosa sotto. Porca puttana. È enorme. Come cazzo lo buttano giù? Non c'è nessuno in giro. Non c'è nessuno. È impossibile che non ci sia nessuno. È vero che loro qui verrebbero corrotti, ma un sistema di protezione devono averlo. Madonna, che bello! Sapevo fosse grande. Così tanto. Che bello, mamma mia. Laggiù, ecco l'accesso al santuario interno. Sembra quasi, sì, sembra quasi il cristallo dove entra Noctis. Anche se quello era infinitamente più piccolo. Aspetta. Non mi direi che... Esatto. Il gioco a nascondino con Bahamut si è concluso qui. A tragiche spese di questa incredibile architettura. Ha iniziato lui, non io. Ma come sei riuscito a uscirne vivo? Camminando. Devi provare. Madonna, non mi dire che affrontiamo Bahamut.
Potrei svenire contro Bahamut. Bahamut è il mio preferito, non voglio combatterlo. Oddio. I Wrath anche qua. C'è qualcosa che dovete dire. Magari dopo. Ma come mai sono spuntati i Wrath qua? Cioè, stanno proteggendo il cristallo? Perché le creature di Porta Fenice, esatto, sono qui nelle miniere? Forse i due luoghi sono collegati. Cioè, in teoria non dovrebbero esserci, e invece sono anche qua. E ora spunteranno gli altri. Sì. Aia. Oddio. Il Lich pure? Cioè sono le stesse creature identiche. Ho ammazzato tutti tranne quello che dovevo ammazzare veramente. Che cazzo di combo ho fatto? Madonna mia, sta combo la devo imparare assolutamente. Questa è la difficoltà Final Fantasy, sarà interessante tutti sti combattimenti, che qua vabbè mi fanno pochi danni, ma lì sono sicuro me ne faranno un botto. Infatti la prima run è, diciamo, una run d'allenamento in realtà. Quando ero nell'esercito imperiale, i soldati assegnati alla Porta di Vetro raccontavano storie su un certo guardiano. Non ti dice niente. Certo guardiano. Non ho mai visto niente del genere, mi spiace. D'altronde non ero arrivato fin qui. Allora facciamo attenzione. Un guardiano. Questa è una location perfetta per una boss fight, ma prima godiamoci il panorama. Mamma mia, che bellezza. Facciamo la camminata trionfale da copertina. Ok, vediamo chi spunta. Perché non può essere che non spunta nessuno. Chi è? Da dove è arrivato? Ma che è? Un drago? Se devo indovinare. Non è Bahamut questo, però. Povera bestia. Un'altra vittima dell'etere. Oddio.
Bene. Sei lo scontro che vuole. Ah, vabbè, sì, Drago Akashic è impazzito. Madonna, è impazzito. Fagliela vedere. Dove è andato a finire? Cioè, là, dietro di te. Vai, va attento. Oh oh. Puttana era. Perry. Aia. Bastardo, me ne ha fatto un altro. Merda. Vedi com'è bello resistente questo. Danza del drago? Oh oh. Minchia, non ci arrivo troppo lontano. Stavolta no. Pensavo di averlo schivato e invece sto cazzo. Si è stancato però. Che bella boss fight. Va tutto bene? Certo. Il santuario interno è più avanti. Sbrighiamoci, le guardie sapranno che siamo qui. Anche se nessun comandante manderebbe i suoi uomini in mezzo a tutto questo etere. Però... ecco, lui è ferito. Clive,
Se avremo successo e la benedizione svanirà, per quelli come noi le cose peggioreranno prima di migliorare. Essere gli unici utilizzatori di etere ci renderà molto ricercati. Ci daranno la caccia. Spero solo che alla fine capiranno che non avevamo altra scelta. Che era l'unico modo per poter cambiare le cose. Finora pensavo di essere io quello insicuro. Per fortuna, noi due abbiamo fiducia in te. Dunque tutto avrà inizio qui. È tempo di guadagnarmi il mio titolo. Sid il Feroce.